iniziative per tutto il mese di luglio e anche un po' di agosto. Sì. Allora, siamo pronti per partire, mancano alcune piccole cose, però partiamo il 5 luglio e finiamo il 4 agosto. La location è il quadriportico di Santa Maria delle Grazie. Vorrei precisare, da non confondere, con il quadriportico del Duomo, ben più famoso. Quindi il quadriportico di Santa Maria delle Grazie si trova risalendo via Trotula dei Ruggiero, nei pressi di Giardini della Minerva, sono un po' più conosciuti. Partiamo il 5, come detto, e la serata inaugurale è una serata un po' più nostra, nel senso che è un po' più del quartiere, mentre invece il 6 poi partiamo ufficialmente con la rassegna. Chiuderemo noi come compagnia teatrale Sceppa Centrella, ci saranno tante compagnie salernitane della provincia e anche da Napoli, quindi vuol dire che la rassegna a piccoli passi sta crescendo e si sta inserendo bene nel panorama degli appuntamenti estivi salernitani. Una serie di iniziative, lo ricordiamo, tutto ad ingresso gratuito. Qual è il filone che avete scelto individuato per quest'anno? Dunque, il nostro filone è stato sempre quello della commedia brillante e rimane come leitmotiv di tutta la rassegna, ma abbiamo scelto anche commedie particolari. Quindi, seguendo il cartellone, ognuno che vuole, insomma, può venire qui e sceglie la commedia. L'ingresso è gratuito, sì, hai fatto bene a ricordarlo, perché noi abbiamo questa idea. Il teatro è vita, il teatro è cultura, quindi ci sforziamo che più persone possibili, giovani meno giovani, possano avvicinarsi a questo mondo bellissimo che è il teatro. Naturalmente sono serate anche di intrattenimento e non soltanto di teatro specifico, ma la formula dell'ingresso gratuito è, credo che ci stia dando ragione. Il pubblico è presente, partecipa. È un'altra cosa importante che vogliamo dire, questa: l'ingresso gratuito, l'ho detto anche già l'anno scorso, non è sinonimo di mediocra qualità, nel senso che abbiamo sempre cercato di proporre spettacoli di un certo tipo, anche se sono compagnie amatoriali, ma certamente la proposta che anche quest'anno, con 19 spettacoli, cerchiamo di proporre al nostro pubblico è certamente una qualità che vale la pena seguire. Assessore, riflettori puntati sul teatro, teatro di qualità e anche gratuito. Teatro di qualità, gratuito e teatro in ascesa, spazio per i salernitani e soprattutto completezza di offerta all'interno della città di Salerno. Questo è un percorso che continua da anni, che io ho il privilegio di condividere per quello che riguarda, insomma, l'impegno dell'amministrazione con gli amici del quadriportico, con Peppe, con Lucia, con Don Alessandro. Insomma, c'è una squadra che lavora intorno a questa manifestazione, in una delle location più belle della città, io lo dico ogni anno ma non mi stanco mai di dirlo, e soprattutto è una città che lavora sulla cultura, lavora al quadriportico, lavora sui barbuti, lavora all'Arena Arbostella, insomma lavora da destra a sinistra, da nord a sud della città, dando a tutti la possibilità di avere uno spazio per fare cultura e soprattutto alle persone per poter assistere a spettacoli di qualità. Loro ne fanno tante, ospitano, crescono, ospitano tra l'altro compagnie che provengono da diversi territori della regione, e questo ovviamente amplifica non soltanto l'offerta culturale ma soprattutto il messaggio di integrazione anche proprio sociale e anche ambientale che si riesce a portare avanti. Insomma, è un discorso serio. Poi ripeto, il quadriportico mi è particolarmente caro, uno per il privilegio che ho avuto nel corso degli anni di lavorare con i ragazzi, due perché il posto è troppo bello, insomma, il posto d'estate, stare lì è incantevole. Poi loro sono da breve bravi e questo poi fa la differenza, perché non basta il posto, non basta un'offerta così lunga per riempire poi tutte le sere per un periodo così lungo, vuol dire che fornisci qualità. Perché poi fino a un certo punto la gente viene per passare la serata, ne può passare una, due, poi se a un certo punto si rende conto che il gioco non vale la candela, si evita anche la passeggiata fin lassù, questo che potrebbe essere casomai anche per una persona anziana un limite. Invece no, tutti quanti con grande voglia, con grande trasporto, salgono la città, anche se l'espressione è impropria, però salgono la città, fino a uno dei suoi momenti apicali dal punto di vista ubicazionale per vedere questo spettacolo, per godersi l'aria, per stare bene insieme. È un grande momento, davvero io gli faccio i complimenti perché sono davvero bravissimi.